Buongiorno, adesso riprendiamo con Leonardo Palmisano. Leonardo Palmisano, noi abbiamo avuto il privilegio di presentare il suo primo libro, che era Ghetto Italia. Abbiamo anche un minimo di soddisfazione avendo fatto il tifo con Fortunata dell'Orso su questo testo, che ha avuto un successo notevole. Tanto è vero che ha avuto una serie di ristampe. E adesso c'è il secondo libro, Mafia Caporale, che sta avendo il successo del libro precedente, o spero anche di più. E abbiamo anche il privilegio di parlare con l'autore, che oltre a essere autore ha anche la possibilità di darci una situazione di tutto il mondo italiano che preferisce informarsi dai dei testi invece che dalle trasmissioni televisive oppure da Salvini o la Santanchè. Buongiorno, sì, hai detto bene, cioè è un lavoro che vuole arrivare a scavare laddove non può la TV, questo è il dato, la TV spesso si ferma alla superficie. Faccio un esempio, diciamo, che ci riguarda anche da vicino, l'inchiesta, il reportage sulla prostituzione minorile Rom a Bari, quella apparsa in televisione, poi c'è Certo. stato anche, c'è un'inchiesta della Procura dei Minori ancora in corso, è il capitolo di apertura di Mafia Caporale, dove io incontro questa minorenne Rom e che cosa scopro? Che il sistema della tratta delle ragazzine Rom tiene dentro non soltanto il sistema dei clan Rom, che poi fanno capo in qualche misura al grande clan di Casa Monica, che ha tentacoli un po' ovunque, ma ha relazione anche con la criminalità organizzata barese. Quindi è tutto un sistema che si tiene perché è molto forte la domanda. Questo ovviamente la TV, anche per mancanza di tempo da dedicare all'inchiesta, non lo fa più. Certo, si preferisce degli slogan. E volevo conoscere da te qual è la tua sensazione. La mia è quella di un incremento del razzismo, ma di natura sempre più irrazionale. È chiaro che tu hai un'utenza diversa, gente che viene a sentire il tuo libro è già selezionata, vuol dire che si vuole informare. Ma qual è la tua, reazione da sociologo? Ma io sono stato anche aggredito da una coppia di razzisti, ti dico la verità. Sì, durante una presentazione di piazza in un paese pugliese, dove io dicevo che il discorso sui 35 euro è finto, perché poi Certo. arrivano se no 2,50 euro nelle tasche dei richiedenti asilo, due sottoproletari, si può dire questa parola, due sottoproletari. Peraltro pregiudicati, una coppia, marito e moglie, hanno cominciato a urlarmi contro in piazza, c'era un centinaio di persone loro che urlavano perché secondo loro gli immigrati vengono a rubare il lavoro. Ora detto da chi non ha mai lavorato probabilmente se non appunto nelle maglie della piccola criminalità. Sì, il fenomeno si è diffuso e secondo me si diffonde sul web sempre più, però ha una traduzione nella realtà. E questa è una novità assoluta che trova probabilmente nell'Italia una specie di laboratorio del peggio. Io davvero comincerei ad attenzionare seriamente anche sul piano normativo quello che circola sul web, perché il mix di frasi che incitano all'odio e nello stesso tempo di frasi che non raccontano la verità, non le fake news. Mettiamola così, questo mix è una bomba a orologeria che ogni tanto ha delle esplosioni dentro la realtà. E c'è un altro aspetto che non viene molto considerato, il collegamento fra le multinazionali e la delinquenza organizzata. Sì. Esiste la stessa matrice, per cui la multinazionale che interviene su un tipo di prodotto particolare, che ha la vocazione di lavorare per sottrazione di valore, ha bisogno di una manodopera o dell'esercito di riserva disperato. Sì, è proprio così. Noi lo verifichiamo in Calabria, a Rosarno, dove a comprare la spremuta delle clementine è prevalentemente la Coca-Cola, e Rosarno è un modello, tant'è che noi ci abbiamo fatto anche un festival con Gaetano Sabattieri, quest'anno il Festival Trame di Lamezia Terme, si chiamava proprio la rosarnizzazione dell'economia,
ed è un'economia governata dalla 'Ndrangheta, che peraltro governa più o meno il 100% del trasporto di Gioia Tauro dal porto. Quindi anche questo livello, quello logistico, si tiene. E poi in Puglia noi abbiamo una impresa che trasforma pomodoro prevalentemente in ketchup in capitanata, che si chiama Princess AR, che ha la maggior parte della, diciamo, di capitale di maggioranza è nelle mani della Mitsubishi, che determina il prezzo del pomodoro in capitanata e quindi le condizioni di lavoro. Questo è un dato oggettivo, quindi è evidente che le multinazionali non possono più deresponsabilizzarsi. Il punto è che la politica non le chiama ad assumersi una responsabilità. Certo, nel caso che hai fatto tu, il mercato di riferimento è quello inglese, cioè non passa niente di ricchezza in Italia, se non la fase dello sfruttamento. Sì, sì. Anzi, per produrre quella ricchezza, la povertà resta qui. Certo, quindi certo. Siamo dentro, diciamo, il dettato classico della lettura del capitale, però poiché siamo in epoca di globalizzazione, quello che il valore aggiunto va altrove, la miseria invece è qui. Perfetto. E interviene anche nei piccoli coltivatori, nei piccoli proprietari di terreno. Nel momento in cui impone una specie, il terreno non è in grado di riprodursi, cioè non ci sono dei semi, quindi dipenderà anche dalle scelte gestionali della società, della multinazionale, perché avrà a fine ciclo un terreno impoverito e sarà costretto a fare le stesse cose o le cose che diranno le varie Monsanto o le altre società. Che, se vogliamo, intervengono già con la vendita, per esempio, dei pesticidi. Perfetto. Perché da quando Monsanto e Bayer sono insieme hanno sostanzialmente il monopolio del mercato dei pesticidi che vengono molto adoperati in tutta l'agricoltura italiana. Tu pensa che mi raccontavano qualche settimana fa in Liguria ad Albenga, che dove c'è una piana, si produce nelle serre ortofrutta di grande qualità, che c'è uno strano fenomeno, finalmente attenzionato anche dalla regione Liguria, di tumore al pancreas tra coltivatori, prevalentemente imprenditori, under 40. Anche questo è collegato anche a delle scelte che stiamo subendo. L'accoglienza del CETA dopo il fallimento proprio ultimo del T-Type significa che non possiamo neanche più opporre la nostra legislazione in materia sanitaria e alimentare, che è fra le più evolute nel mondo. Sì. Quindi attraverso il CETA, che dovrebbe essere un accordo col Canada, cercheranno di entrare questi prodotti e quindi la commercializzazione di questi prodotti, che a scapito della gestione e delle tipicità che sono italiane. Come è avvenuto con il grano. Perfetto. Dove i produttori di grano autoctono sono pressoché scomparsi, resta qualcosa, c'è un minimo di ripresa, e accanto a questo si crea anche il fenomeno dell'abbandono della terra, che poi viene raccontato da più inchieste. Questo mix crea desertificazione sociale, desertificazione dei diritti, rarefazione delle relazioni tra italiani e non italiani, anzi contrapposizione quando c'è un incontro, che diventa immediatamente scontro, e ovviamente la desertificazione della ricchezza. E a noi ci rimane soltanto, come dire, lo scontro, il rapporto fisico con una realtà che è funzionale a questo tipo di disegno. Volutamente, quindi, si parla di un problema che in realtà andrebbe completamente ridimensionato, ma non si parla dell'equivalente problema dell'esportazione di cervelli che abbiamo in Italia, che è dello stesso entità. Quindi esportiamo laureati e diplomati, quindi ogni laureato costa sulle 300.000 euro, un diplomato sulle 150.200, e importiamo manodopera non specializzata per una realtà economica residuale come quella. Addirittura vincoliamo manodopera altamente qualificata, comunque scolarizzata, dal Centrafrica, la vincoliamo a fare un lavoro, quello del bracciante, che non necessita di chissà quale no competenze. Io ho incontrato la settimana scorsa nella nuova baraccopoli che si è creata accanto al CARA di Borgo Mezzanone un ingegnere elettronico nigeriano, il quale ha provato più volte a oltrepassare la frontiera di Ventimiglia, ma è stato ricacciato indietro
dalle armatissime guardie francesi, e lui fa il bracciante, un ingegnere elettronico nigeriano con tanta voglia di lavorare, secondo me, in una regione come la Puglia, che produce pochissimi software, potrebbe essere messo tranquillamente a produrre valore aggiunto serio nella dimensione della nuova economia. Ma anche il coautore del tuo primo testo, Ivan Sanier, è un ingegnere. È un ingegnere che raccoglieva pomodori. Sì, a Nardò. Bene, un invito a libro che secondo me, se volete informarvi, poi per chi preferisce seguire le trasmissioni del pomeriggio di Salvini può continuare a farlo, però se vogliamo dei dati possiamo rivolgersi a una letteratura che esiste, quindi a delle elaborazioni come quella di Palmisano, oppure alla Fondazione Leone Moressa, per avere i flussi effettivi e le entità effettive di questo fenomeno. Grazie a tutti.